Eccola! Ho trovato la strada giusta! La finisci adesso! Qui non si riesce a dormire! Ho trovato l'uscita del tunnel! Ma è sogno! Grazie tante, Everell! Ci sei molto utile! Aspettate! E se invece questo fosse un sogno premonitore? Ti ricordi il percorso preciso per arrivare all'uscita? Io mi ricordo solo di aver disegnato la piantina, ma poi chiedete a Joe! Cosa c'entro io? È sul tuo di dietro! Oh! Facci dare un'occhiata, Joe! Voi tre, giratevi! Pezzo di idiota! Non potevi disegnarla su un foglio! Beh, ce la faremo andare bene lo stesso. Direzione sotterranea e poi la libertà! Cucù! Joe, è il giorno della sua doccia annuale! Se vai a fare la doccia, il nostro piano andrà a monte! Purtroppo non è possibile. Io sono allergico all'acqua e Everell ha mangiato tutte le riserve di sapone, non è vero? Tutto previsto, caro! Ma dov'è finito? Oh, adoro quando mi fai il grattino! Ok, me li farai più tardi! Conosco bene i suoi nascondigli, mi fa questo scherzetto ogni anno! Basta giocare, alle docce! La signorina ha ragione, la pulizia personale e l'igiene sono già un inizio di reinserimento sociale. Inoltre è il regolamento, quindi subito alle docce! Riprendetelo! A Peabody non verrà mai in mente di venire a cercarci qui nel suo ufficio. Ehi, guardate, una macchina fotografica! Sì, scattiamo una foto al fondoschiena di Joe, così avremo la piantina anche se dovrà fare la doccia. Cosa? Non se ne parla, è chiaro? Fa uno sforzo, Joe! Sorridi! A livello di contrasti, sì, avete ragione. In effetti potrebbe essere leggermente sovraesposta. Scusate se ci sono anch'io. L'ora della doccia è suonata, Joe Dalton. So che sei nel mio ufficio, logicitudine. Pete, la porta. Dove sono finiti? La foto vola via! Aiutatemi! Cos'è questa roba? È un piano di evasione disegnato sul di dietro di Joe! Un piano di evasione! Guarda un po', non sapevo che i cactus avessero le foglie. No, è una foto, è la foto di una specie di faccia, anche la fossetta sul mento. Mamma, quanto è brutto! Lo butto nella spazzatura! Siamo al punto di partenza! Joe Dalton! La doccia! Ho trovato la soluzione! L'inchiostro di china resiste bene all'acqua! Questo inchiostro è assolutamente indelebile! Se viene utilizzato per disegnare su un supporto, resta lì per sempre, fino alla fine dei tempi! Questo vuol dire che avrò la piantina disegnata sul mio supporto per sempre? Arrivano! Ho finito! Va bene, quante storie per una doccia! Andiamo, facciamola! Via, non voglio vedere mai più questa brutta faccia! Eccolo! Andiamo, basterà seguire le indicazioni! Allarme! Tutti i prigionieri stanno evadendo! Non avete sentito l'allarme? Tutti i prigionieri stanno evadendo! Come hanno fatto? Quegli idioti non sono in grado di escogitare nessun piano! La foto! Non te la prendere! Ora è il nostro momento! Tutti ai sotterranei! Ah!
Non c'è più nessuno, capo. Sono evasi tutti quanti. È impossibile. Questo è un vero labirinto. Senza Piantina si perderanno con sicuritudine. Non hanno alcuna possibilità di uscirne vivi. È strano, ho come l'impressione di essere osservato. Qualcuno è un fiammifero, così diamo un'occhiata alla mappa. Ma che sorriso affascinante! Si capisce subito che deve essere stato un bravo uomo! Sono tutti i detenuti che si sono persi cercando di evadere! Peggio per loro, non avevano una piantina! Jack, dici dove dobbiamo andare! Non ci si capisce più niente, la mappa è completamente ricoperta di fiori! Beh, sì, l'ho decorata un po' con i fiori! Mamma adora i fiori! Questa volta ti disintegro! Oh no! Ancora quella fossetta sul mento? Mancava l'aria! Nessuno si muova! I detenuti sono scappati tutti, ma perlomeno abbiamo con noi i Dalton. Non è andata poi così male. È l'ora della doccia! No! Ehi, hey Joe! Il tuo fondoschiena è su tutti i giornali! È il mio disegno che è su tutti i giornali! Oh, mamma ne sarebbe così fiera! E mamma adora i fiori! Piacciono anche a te, non è vero? No! Joe! Abbi pietà! Chino blu dalla testa ai piedi! I criminali vengono arrestati nel luogo dove commettono il reato, perciò alcuni penitenziari sono sovraffollati mentre altri sono vuoti. E questo istiga a evadere. Che cosa suggerisce di fare, allora? Avere più penitenziari nelle zone dove predomina il crimine. Forse una soluzione c'è. Egregio direttore, la vostra struttura è stata scelta per sperimentare il penitenziario gonfiabile itinerante. Che razza di scherzitudine! Signor Peabody, venga a vedere, c'è qualcosa di strano! Oh, che bello! Un pallone gonfiabile! Possiamo giocarci? Che cos'è questa roba? Un nuovo penitenziario gonfiabile itinerante. Significa che può essere spostato con estrema facilitudine. Da ora in poi potremo viaggiare. È un'invenzione moderna e molto divertente! Vedremo nuovi paesi! Sarà come partire per le vacanze! Sarà facile evadere da un penitenziario gonfiabile! Basterà uno spillo e un plano! Sgonfieremo! Sì! Ah, la mia nuova cuccia! Finalmente hanno pensato anche a me! È da tanto tempo che aspettavo una cuccia degna di questo nome! Benvenuti! Accomodatevi nella mia umile dimora! Non badate al disordine! Sapete com'è dopo un trasloco! Messaggio dal governatore! Il crimine è in aumento a sud! È lì che dovremo spostarci! Bene, allora si parte! È il progresso che avanza! Una cuccia mobile! Che idea geniale! È pratica, comoda e divertente! E adesso vi spiego il mio piano. Sedetevi! Ehi! Non sono stato io! È stato il letto! Non volete smettere! Ascoltatemi! Quando farà notte raggiungeremo l'ingresso principale, bucheremo il portone e scapperemo! Semplice come bere un bicchiere d'acqua, è chiaro? Allora perché non buchiamo direttamente la nostra cella? Perché non possiamo rischiare che esploda tutto. Joe vuole bucare solamente il portone per farlo sgonfiare. Sì, infatti è proprio così. Lo buchiamo e appena si sgonfia ce la svegniamo. Oh, guardate che spettacolo! Le stelle si muovono! Il penitenziario continua a viaggiare di notte. Devono aver inserito il pilota automatico. Datemi qualcosa di appuntito. Non questo, imbecille! Voglio un chiodo, un coltello, qualcosa che buchi! Dobbiamo forare il portone per farlo sgonfiare! Ma non abbiamo niente di adatto! Guardie! Rassegnati, Joe. Tutti gli oggetti appuntiti sono stati banditi dal penitenziario, ovviamente. Prudenzitudine. Con questi ospiti invadenti non ci si sente padroni neanche a casa propria.
Non mi arrendo. Deve esserci un modo per abbattere questo muro di gomma. Dobbiamo trovare la valvola. Che cosa? La valvola di gonfiaggio è come un tappo, mantiene l'aria dentro. Se la svitiamo, il penitenziario si sgonfierà. Cosa? E sapresti anche dove si trova questa valvola? Sì, certo che lo so. È nell'ufficio di Peabody, proprio sotto la sua sedia. Avanti, entrate pure. Signor direttore? Sì, che cosa vuoi? Signor Peabody, sembra che le mura si stiano sgonfiando! Non state lì impalati! Fate qualcosa, branco di idioti! Prendetelo! Lasciatemi andare! Ho detto lasciatemi andare! Che meraviglia! Si vede il mare! Possiamo concedere ai detenuti di fare un bagno? Ma con l'obbligo di palle e catene! E i Dalton resteranno in cella! Aveva ragione, signorina Betty. Sole, mare e relaxitudine in tutta tranquillità. Con palle e catene i detenuti non possono andare lontano. Non è giusto, però. Anch'io avevo voglia di fare il bagno. Ho un'idea migliore. Siamo rimasti soli in questo penitenziario gonfiabile in riva al mare. Lo spingiamo in acqua e poi galleggeremo verso la libertà. Non è un colpo di genio? Gli ospiti si stanno portando via la mia cuccia. Stavolta hanno superato il limite. Vado a dirgliene quattro. I Dalton stanno evadendo. Emmett, Pitt, fermate subito il penitenziario. Il fatto è che io e Emmett non sappiamo nuotare. Arrivederci e grazie di tutto. Vi manderemo una cartolina. Ridatemi la mia cuccia. Così è ancora meglio. Ora stiamo viaggiando alla velocità di un razzo. Ehi, guarda, Joe! Laggiù c'è un'isola! Ha visto, direttore? I Dalton sono riusciti ad evadere. Quell'isola si chiama Alcatraz. È un penitenziario di sicurezza da cui nessuno può evadere. Lo dirige mio cugino Ronald. Rigonfiate quest'affare!